Ragazzi, bentornati con Italiani in Top 100. Con noi c'è una nuova new entry. Salutiamo il Citron. Ciao a tutti ragazzi. Che new entry, L'insostituibile ragazzi. Alessandro 96 Ale. Bella a tutti. E questa voce fuori campo che avete riconosciuto dal suo accento inconfondibile, Yumi, Sempre, sempre e comunque ragazzi, che è soprannominato sempre. come? Ti piace questo soprannome? Crudeligno. Crudeligno. Soprannominato Crudeligno. Oggi Aia. torna Giovi 69 in questo episodio, che purtroppo avevamo selezionato una partita che aveva perso, quindi gli abbiamo portato fortuna, si è classificato 62esimo al mondo, primo degli italiani, e quindi abbiamo deciso di fare un'altra partita. Poi, scorrendo tra le sue partite, abbiamo visto che ha incontrato tutti i fenomeni, tutti fuori classe 2, addirittura un fuori classe 1, il pro player francese Manica, o Manica come Proprio. preferite, o Manica visto che è Uguale. francese. Guardate In quanti Sardegna giocatori dicono che si forti. dice manica. Vabbè, allora io lo chiamerò Manica, voi chiamatelo come pare. Vabbè, dai, manica, dai. Quindi andiamo a vedere questo match e carichiamo il Comunque c'è da precisare che Giovi 69, non so se l'avevamo detto nell'altro video, ma cioè è prima volta in top 100, in teoria. Credo di sì, prima volta in top Quindi 100 l'abbiamo e portato prima degli italiani, fortuna. però. Abbiamo portato molta fortuna perché era solo in top 100 del venerdì, poi era tutto da confermarsi. Quindi vediamo un po' le formazioni. Manica si Ci deve presenta con un ringraziare, Fede. 4-2-3-1 con Neymar, che l'abbiamo visto molto raramente in questo top 100. Un giocatore Trequartista mi piace. Trequartista mi piace. Un giocatore che Tanta roba piace molto al Neymar, Citron, trequartista. lo Lo so. uso anch'io lì. Anche se credo che giocherà a sinistra perché si metterà a Vieira davanti alla difesa e Gullit trequartista, così. O Esatto. forse Sì. Suarez addirittura. Non lo so, No, e che cavolo mette sulla fascia? No. non lo so, andremo Potrebbe a mettere vedere. Ronaldo, potrebbe Dopo mettere vedremo Ronaldo. altro. E Giovi che si presenta con un 4-2-2-2, con Il grande sempre il 2-2-2. solito Del Piero 87, Petit e Vieira davanti alla difesa, De Saillie Blanc a copertura e l'attacco Ronaldo Suarez con Bale. Ah, finalmente anche qui Suarez di punta. Vabbè, Un bel era quadrato ora, difensivo. minchia. finalmente, quindi facciamo partita a partita, non fa niente. No, No, aspetta, hanno io vado messo Gullit CC. Gullit trequartista, Suarez fascia destra, Neymar fascia sinistra e Ronaldo Ah, a punta, e posto. Quindi, Vieira. particolare questa cosa di Suarez sulla fascia, non so che ne pensate, non l'abbiamo mai Ma visto, voi da che ne notare pensate? anche Azpilicueta difensore centrale, che non l'avevamo mai visto fino adesso. Ah, non me ne ero accorto, questo. Sarà quello natalizio? Natalizio, quello Sì. IF, uno dei due, comunque sì, un ottimo Non giocatore, però non è ci era mai male, capitato. non è male. Tutte e due Walker scelgono. Tutte e due Walker. L'altra Del parte ha spostato Piero Del sulla fascia. Piero No, come sulla ci fascia. Sì, aspettavamo. sì, sì. Vabbè, facciamo Vabbè, ripartire facciamo dal primo partire. minuto. Qua subito Giovi in controllo della situazione. Ma comunque mi piace tanto come gioca Giove, devo essere sincero. E tra gli italiani che abbiamo visto, secondo me, vabbè, non lasciamo, tralasciamo il principe. Lui Principe secondo purtroppo me è ancora non abbiamo quello. visto, però Esatto. presto lo vedremo, dai. Però secondo me lui, tra gli italiani che abbiamo visto, è uno di quelli che gioca meglio. Questa finta mi è piaciuta di Walker. Non si era accorto che il campo stava finendo. Sicuro. Comunque secondo me Suarez su in fascia ci sta a fare poco. Vero? Vediamo un po' come lo usa. Anche secondo me però è A troppo. 84 di velocità pure, non è. A meno che non sia, poi non so adesso che tipo di qua, si Ma sparezza sta magari, Vabbè. sai cos'è? Che magari ci Anche se sono è dei quello IF, giocatori non è che. velocissimo, sì, infatti. Ci sono dei giocatori che anche avendo velocità hanno poca accelerazione, non scattano in fascia. Lì, se non torni o comunque non hai uno rapido, non è tanto buono secondo me. Io Una sono decisione d'accordo. che proveremo a chiedere al sottoscritto. Mandiamo un messaggio Gli come mandiamo un sempre. messaggio. Ale ci penserà, vediamo cosa gli Vabbè, rispondiamo. ci rispondono sempre. Anzi, ci rispondono in anticipo. Ci rispondono direttamente nel video commentando. Vedremo a Manica, quindi sul suo Sulla canale folla. farà una
il possesso palla molto lento da parte del giocatore francese, che però si riesce, sì, si riesce a portare in area di rigore qua, non trova la conclusione con Neymar. Mamma mia, se gli riusciva non era questo suo. Un passaggio in profondità per Ronaldo, guardate Ferdinand come tiene la posizione. Ferdinand. Un mostro Ferdinand fisicamente. Veloce, forte. Solo lui può bloccare. Penso Ronaldo, non so se ce ne sono altri. Più forte del gioco, credo. Vabbè, a parte Ramos Totti che è uscito adesso. Ah vabbè, è vero, quelli non li abbiamo ancora visti perché queste sono le partite della settimana scorsa. Però per già da domani inizieremo a vederle sicuramente. Comunque la prossima settimana c'è il mondiale a Barcellona. Sì, inizia la settimana prossima. Inizia la prossima settimana. Ah, chissà se le metteranno pure sul Champions Channel. Se le metteranno potremmo anche magari commentare qualche partita. Magari ci piacerebbe molto. Alexandro. Però intanto noi ci focalizziamo sugli italiani e vediamo se qualcuno di loro riuscirà a qualificarsi per i prossimi tornei. Vediamo se la prossima Weekend League si riconferma. Giovi, noi facciamo il tifo per tutti quelli che abbiamo seguito in particolare, ma per chiunque ce la può fare, chiunque ce la possa fare. Ma vediamo ancora gli italiani. Sì. Qua. Suarez, vedremo anche, che insacca. Vedremo comunque anche Crivellini in top 100 a breve. Sicuro, settimana prossima. qua, però. C'è il tempo di migliorare la ha squadra. Fatto un gran gol. No. Qua. Gran gol. Gran gol anche se. Attaccante puro alla Inzaghi. C'è sempre lì. Suarez rispecchia le sue caratteristiche da attaccante rapace. Quello, secondo me quello è il suo ruolo. Poi vabbè, non lo vediamo mai attaccante, però. Come la prendete quando subite gol sul respinto del portiere? Che io sempre pazzesco. Io sempre male. Io non li sopporto. Preferisco che segna diretto piuttosto. Sì, senza ombra di dubbio. Sì, che ci sta molto. Capisco un tiro forte, ma io capisco un tiro forte, ma. Quelli con doppio cerchio a due allora non li respingono manco. Ci stava molto di più questo gol per Ronaldo, infatti. Qua un bel gioco sulla fascia del Piero che se ne va. Attenzione. Tenta il passaggio al centro, penso non ha premuto nemmeno R1, su un passaggio semplice. E sì, viene. Sì. È stato subito facilmente intercettato dal difensore. Forse anche se avesse premuto R1 avrebbe intercettato. Qua vediamo la reazione di Manica. Riguardando le squadre, da buon italiano ha costruito un bel blocco difensivo per sorreggere quell'attacco lì. In effetti sì. La mediana Petit Vieira oppure la difesa molto interessante. È molto molto pesante, molto alta anche. E qua attenzione, 2-0. L'inserimento della mediana pesante. Petit raddoppia lui con. con quel codino da cavallo. Lo mette. Un bel drame shot incrociato. E 2-0. Qua Manica la vediamo molto in difficoltà, eh. Giovi sta giocando. Mi piace assai Petit. No. Giovi sta giocando una gran partita e sta dominando il pro player francese, incredibile. Sì. Meritato, Franco. Adesso meritato. Tra Petit e Gullit, chi preferite voi? Vabbè, sono due ruoli diversi, però. Più difensivo. Sono due giocatori molto diversi. Gullit è sbrigato davanti alla difesa, direi. Difensivo Petit. Non è che non sia difensivo Gullit, cioè prova a superarlo Gullit. Sì, però dico è sbrigato Gullit con quel tiro, con quella velocità. Sì, cioè, quanto ha? 88 di tiro la persona? No, quanto ha? Dipende dalla versione. Ha 88. La versione Prime? Non è uscita ancora. Non è uscita. Però comunque vai Crudelino, noi stiamo registrando il, che giorno è oggi ragazzi? 18 gennaio oggi è il 18 e sono usciti le nuove icon, le 19 dovrebbero uscire tra pochi minuti. Sì, abbiamo visto Ronaldinho 94, Yashin, Van Basten
e l'altro Citroen chi era, non mi ricordo. No, forse era Madhouse. Poi intanto finisce il primo tempo, andiamo a vedere se ci sono stati cambi e studiamo un attimo le statistiche. Allora, Maniga è passato a un... le statistiche meritate. Il risultato è meritatissimo. Maniga è passato al 4-3-2-1 che non vediamo mai, molto particolare. Infatti. 4-3-2-1, sì. Con Suarez a centrocampo. Poi è uscito Matheus, è entrato Bale. Che gioca a sinistra, sempre lo continua a incrociare, gli usano col piede. Uguale, anche per... Neymar, li ha invertiti. Sì. E, invece... Giovi è rimasto uguale, il 4-2-2-2, questo non ha fatto cambi. Però attenzione, Bale... Sta trovando... No, in panchina c'è Mbappé e Alessandrini, secondo me dopo li... Li vedremo li tutti e due, là. Perché cambierà le fasce sicuramente. Mbappé, pure Moy. Moy sì, non so se entrerà perché non serve in questo momento. Visto la copertura di Petit e Vieira. Vabbè, andiamo a riprendere la secondo tempo. 2-0, meritatissimo al momento. Sì, dice. Manica non c'ha nessun giocatore offensivo, ho notato, nella panchina. Cioè, non... Ah, chi aveva? Non l'abbiamo visto. Non mi ricordo, però non ho visto nessuno come Alessandrini, Mbappé o Lozano. Non, cioè, non ce n'era. Diciamo. Sì, non aveva, c'era proprio... Aveva Bale, l'ha messo. Aveva Al posto di... Di Matheus, Matteo Bella al posto di Matteus e Suarez la spostava al centrocampo. Qua ancora Giovi che tenta il 3-0, attenzione. E Suarez davanti alla difesa intercetta il passaggio. Qua abbiamo visto un'azione Suarez contro Suarez. Bellissimo. Ha vinto Suarez. Strano. No, che buco che c'era, si è passato la palla. Patrick Vieira. Andiamo a vedere ancora, sempre Giovi in controllo della situazione. Un possesso palla ha ragionato. Manica non è che stia creando... No, non ha creato nulla. Ha fatto un tiro, ma non... Sta difendendo bene. Sta difendendo veramente benissimo. Sì. Si vede che è concentrato e magari ha conosciuto subito Manica. E allora... Sì. Ha capito di avere di giocare contro un pro player e si sta concentrando ancora più del solito. Eh sì, certo. Qua attenzione, Ronaldo ancora spostato da Ferdinand. Non le sbaglia mai. E grande parata di De Gea. Qua. Aia. Questa settimana abbiamo visto un paio tanti di volte errori che di Ronaldo. Anche se qui non so se siete d'accordo, cioè magari ci stava più mai un tiro sull'altro no. Palo. Perché ha tirato il settimo palo. A incrociare, sì. Sì, però sì. Di solito basta che tu fai doppio cerchio, tiri ovunque, segna sempre anche sul primo palo. Con Ronaldo soprattutto, sì, sì. È vero. Sì, 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 è vero. Certo, ora non sappiamo la versione di De Gea, però De Gea sì. Le para queste palle, eh? Sì, sì. Infatti. Sì. Se ce l'avessi avuto io De Gea, l'avrebbe guardata. Comunque, secondo me, Maniga è molto spiazzato anche da questa formazione di Giovi, che col 4-2-2-2 in pochi ci giocano. Non riesce a trovare le contromisure. Sì. Ha cambiato due volte il modulo, ma niente ancora. Non mi ricordo se nell'ultimo video che abbiamo fatto... Sì, ho controllato. Sì, lo stesso modulo. Utilizzava lo stesso modulo. Con gli stessi giocatori o aveva cambiato qualcuno? No, gli stessi giocatori con cui aveva perso. Ricordiamo, contro Credit Card FC. Ci sta il video di 6 giorni fa. Però gli era andata male in quell'occasione. Non aveva creato molto. Sì, e poi aveva perso con un giocatore inferiore a lui e anche inferiore all'avversario di oggi. Che alla fine ha fatto 28 vittorie. Ricordiamolo. Anche se stava, quanto era, 12 su 12. Era 12 poi su 12. Ne ha perso tipo 10 di fila. Lasciamo il link in descrizione comunque per chi la volesse guardare. Sì, andatevela a vedere quella partita. Comunque ragazzi, le nuove icone sono online. Ah, finalmente. Ma sono uscite. Esatto. Confermato le confermato, anticipazioni. Confermate tutto quanto. Matteo, sono usciti quindi... anche i premi, ragazzi, dai. Tra poco andiamo a spacchettare. Se va bene vi porto un video anche dello spacchettamento, ma ho poca fiducia, quindi. Non credo, se non ci saranno video non vuol dire che non ho trovato nulla. Attenzione, qua ancora è Ronaldo.
Azpilicueta come regge, che magari ti fa pescare qualche icona di quelle nuove appena uscite. Mamma mia. Magari. Però avete visto Azpilicueta come regge su Ronaldo di fisico, eh? Pazzesco. Mamma mia. Nonostante l'altezza. Sì, vabbè, poi è arrivato Ferdinand ad aiutare, però tante di quelle nuove icone questa settimana. Tanti Ronaldinho, Matteus e Van Basten in prestito. Ronaldinho, sì, tanti. Sono uscito. Ma chissà quanto costerà, io non oso immaginare quanto costerà. Sì, vabbè, ma in prestito quanto costerà. Ma anche in prestito secondo me è bene o male anche un Vieira. Attenzione qua, una traversa di Suarez. Guardate le statistiche. Guardate le statistiche pazzesche. 7 tiri a 1. Proviamo sta dominando. Possiamo dire che sta dominando. Sì, vediamo un po'. Partita completamente dominata. Guardate, senso unico. Sì, guardate il cambio di formazione l'ennesimo di Manica. Sta provando il 4-3-1-2. Avrà cambiato tipo 7 formazioni, penso, in questa partita. E invece Giovi ha messo come previsto Alessandrini e Mbappé sulle fasce. Moi non è entrato per il momento e Manica non ha fatto altri cambi, pure perché che altro aveva da mettere? Di Maria, Depay e basta. Non sono però grandi giocatori, attaccare contro quel modulo lì col 4-2-2-2 e quel blocco difensivo lì, secondo me è tanto difficile. Infatti ha trovato molte difficoltà. Ora facciamo ripartire la partita con questa palla a Ferdinand, un passaggio strano di De Gea alto. Poi Manica ci prova ancora. Cioè almeno inizia a provarci finalmente con questa azione di Bale che si accentra. Ronaldo si gira, qua c'era un fallo, ha preferito continuare l'azione, io da là avrei provato lo schema, non so voi. Io l'avrei provato lo schema, che se funziona. No, avrei provato avrei fatto partire il giocatore e poi gliel'avrei passata a quello rimasto lì. Certo, Giovi non è uno stupido che si fa fare gol così, però. No. Però in caso ci provi. Qua ancora Manica alla ricerca di almeno un gol. Passaggio per Neymar, Ronaldo si gira. Perché alla fine ci vuole molto per. Se avete notato, non riesce proprio a passare una volta arrivato al limite dell'area. Mai, c'è sempre quel blocco lì centrale. Ma c'è quel nero pazzesco. Là, c'è Vieira e Petit che sono una cosa impressionante, soprattutto se li fai stare vicini. È una cosa assurda, non vicini non e poi pure con la difesa bassa, è una cosa pazzesca. Sì, incredibile, mamma mia. Poi metti anche che riesci a superare Petit e Vieira, dietro chi ci sta? Chi si trova? Chi si trova dietro? Gesù Cristo alla Madonna. Perfetto. Desailly e Blanc, no? Vabbè. Sì. Mamma mia. Andiamo ancora a vedere Manica che ci prova all'89esimo, ma la partita direi ormai finita, ma no, invece no. Neymar al 90esimo, ecco come gufata, ti sbagli. Ecco la gufata. Come si sbaglia, gol al 90esimo. un po' troppo tardi, però ce l'ha fatta, ci ha provato. Vediamo qua se magari Giovi non era meritato questo gol, però sì, potevamo stare tranquillamente 3-0 visto anche la traversa. Sì. Vediamo se Giovi ha perso palla, attenzione però. Io pensavo che gestiva il pallone, invece vabbè, la partita finisce lo stesso. Manica non riesce a ripartire, partita finisce 2-1. Mai ho visto una partita più meritata di questa, non so. No, in effetti sì, non era stata equilibrata. In tutti gli episodi che abbiamo visto erano state partite equilibrate in cui alla fine ha vinto sempre il migliore, ma stavolta 7 tiri a 1. Potevamo stare finalmente 3-0, quindi grandissima prestazione dei Giovi, che probabilmente è stato aiutato anche dal fatto che ha incontrato tutti, ma è una cosa pazzesca, grandissimi giocatori questa settimana. Abbiamo visto 5 fuori classe 2, un fuori classe 1. Tanta roba. Sì, quindi grandissima settimana di Giovi, che infatti si è classificato con un punteggio abilità molto alto e primo degli italiani. Quindi grande Giovi. Proprio una gran bella soddisfazione che arrivare in top 100 vincendo contro grandi, grandi player, grandi giocatori. Sì, e soprattutto essere primo degli italiani. Sì, esatto. Quindi direi che per l'episodio di oggi è tutto. Andiamo a spacchettare. Andiamo a spacchettare, ragazzi, dai che non vado all'ora, dai. Dai, dai. Ciao ragazzi, grazie per essere stati con me anche oggi.
Ciao, ci vediamo al prossimo episodio. Alla prossima. Alla prossima. Ciao.